Questo qui, anche se non mai citato, è un proprio di Buddha. Quindi la situazione, questa è molto lontana dalle vie di transito, non si vedono e quindi ci può essere un degrado maggiore. Questo è a terra, sempre, questa è la torre del di Bagarozza che vedevamo prima, questa è la sono le mura che vanno fino a Porta San Lorenzo. Quest'altra foto è la nube al di sotto, quindi è proprio una tagliata sulla quale sono appoggiate le mura. Questi erano dei manufatti utilizzati in vario modo sempre sotto la nube di fascia. Quindi questo è come era la situazione prima dei nostri internet. Foto dal 2001-2005-2006. Nel 2006 già erano iniziati i lavori, come si può vedere da questo pezzetto della punteggia. Questa è la foto del 2005 della torre di Bagarozza allo stato in cui si trovava. Questo passato qualche periodo di tempo sarebbe crollato sicuramente. Il nostro intervento è consistito nel risarcire con del pietrame chiaramente nuovo perché non c'era più a disposizione, recuperando dagli elementi, qui già c'era la partenza dell'arco, quindi si è continuato l'arco, c'erano, diciamo, da quello che abbiamo trovato sul posto come memoria, e quindi questo architrave e abbiamo chiaramente consolidato tutti gli spigoli perché mancano tutto, non l'abbiamo operata per lasciare proprio il segno di come era questa muratura. Abbiamo consolidato questo, qua sotto era proprio il masso tufaceo che è molto disgregato e proprio l'abbiamo in qualche modo mantenuto, però chiaramente consolidato. Questa è la stessa torre con un'altra angolazione, si vede le murature che continuano verso Porta San Lorenzo, questa è la nostra torre, abbiamo in qualche modo consolidato il tutto. Sempre torre del Bagarozza vista sull'altro lato. Sempre la torre si nota tutta la mancanza della finitura superficiale, dello strato esterno in peperino, e per questo lato qua è a vista il nucleo centrale in blocchi di tufo. Questa è le mura che in questo tratto sono particolarmente sottili. Qui abbiamo delle mura che vanno da un metro e mezzo di larghezza in altri tratti, a questo qui che sono circa 70-80 cm. Sempre appoggiano su un masso tufaceo scavato per l'occorrenza. Sempre la torre vista dal piede della nube, erano presenti tutte cavità con forme irregolari. Sono state chiaramente consolidate con dei tiranti, delle tirantature da parte a parte questo sperone tufaceo e incalzate da sotto per evitarne possibili cedimenti. Chiaramente sono state lasciate le aperture perché pure queste la proprietà è ancora incerta secondo alcuni, secondo altri è già del comune. Sempre questo, è sempre questa storia. La parte qua in fondo si nota un consolidamento di questo masso tufaceo, perché sotto questo tratto di mura praticamente era tutto a picco, non c'era più neanche un metro o 50 centimetri d'appoggio delle murature. Quindi siamo intervenuti con una placcatura della torre.
quello era un intervento realizzato in una zona dove non era facile all'occhio di chi passa vedere quella situazione. Qui siamo in una zona, altro intervento, dove è facile vedere. Questa è una foto del 2001, uno avrebbe detto, le mura stanno bene. In realtà, intervenendo e controllando questa che è la torre della proprietà, vediamo che c'è proprio un concio, un blocco che va dalla sommità della torre fino alla fondazione, che si era completamente distaccato e stava crollando all'interno della torre stessa. Chiaramente noi poi siamo intervenuti, abbiamo consolidato adesso da questa foto fatta dall'interno si vede in questo punto come questo sperone che va da questo punto fino a qua sotto era completamente in rotazione sulla base. Perché è una serie di fasi costruttive che si sono alternate, quindi legature che in alcuni punti ci sono e in altri no. In pratica quello sperone era completamente licenziato perché mai unito sia dalla muratura che gli sta dietro che su quella di fianco, quindi non c'era neanche un ammortizzatore. E noi abbiamo smontato, catalogando tutti i vari conci, tutto questo elemento, non come parete esterna, ma proprio come elemento della torre, e l'abbiamo ricostruito e a quel punto l'abbiamo abbiamo fatto le ammorzature con la muratura esistente. Questo è un altro elemento. Qui siamo nei pressi di via Signorelli, all'inizio di via del pilastro, dove c'è il semaforo che va, c'è la salita che va verso piazza San Faustino. Questo è nella fase quella del 2001, quando c'è stato tutto il rilievo e la valorizzazione e il monitoraggio dell'intera città Morea, chiaramente questa faceva parte di quella zona dove chiaramente non era possibile, per presenza di folta vegetazione, verificare come erano state le cose. È stato, infatti nel 2001 non si era niente, a seguito di questa richiesta il comune fece pulire la parete cominciarono a uscire fuori questi elementi. Questo è sempre sul tratto di via del Pilastro, il muro che separa via del Pilastro dagli orti di Santa Maria della Trinità. Qua si vedono come tutte le murature, i conci a pietrella sommitali delle mura, erano in aggetto, stavano, perché chiaramente sulla parte sommitale, non essendoci il pauletto, cresceva vegetazione, disgregazione e quindi tendevano fila dopo fila a far cadere tutte le murature. Questa sulla sinistra è vista da sotto e c'erano belle sporgenze, diciamo che era quasi rischioso passarci sotto. Questo, diciamo, è l'intervento, a seguito dell'intervento che è stato chiaramente questo. Tutti questi sono stati in qualche modo smontati, catalogati, smontati e riposizionati nel loro sito originale. Questo è un altro intervento, sempre qui del Pilastro, dove siamo intervenuti sulla rupe sottostante le mura. Questa era tutta una strada, non so se dividerlo, che se la ricorda. Vedete, una stradina qui che non, le mura neanche si vedevano, perché era piena di alberi, di acacia principalmente, che con le loro radici tagliavano costantemente il masso erbaceo e tendevano a disgregarsi e a ridurre sempre di più l'appoggio delle murature. Allora qui siamo intervenuti
con delle terre armate e poi con geostuoie per tutto il tratto. Quindi abbiamo consolidato e riprofilato tutta la scarpata, realizzando un muretto di pulizia e chiaramente di contenimento, perché sennò non avremmo potuto lasciare la sede statale per quello che ci serve. Questo è un effetto finale, con il muretto chiaramente rivestito in pietra, la vegetazione che ricresce, sperando che periodicamente gli alberi vengano tagliati, perché sennò ci ributtano via tutto. E questo, da qui si può a questo punto vedere bene e ammirare quello che era questo monumento storico della nostra città. Noi qui all'epoca facevamo un altro intervento. Questa è la torre di Porto Polo, questo siamo all'interno dei giardini privati. Questa è una mura per motivi all'epoca di scarso finanziamento. Comunque a completamento di quello che erano potuto recuperare, abbiamo voluto fare solamente un presidio statico di queste murature. Quindi non siamo intervenuti sull'intero pavimento murario, ma siamo intervenuti solo su quello che erano le parti più vincolanti. Quindi abbiamo consolidato le merlature, eliminato veramente nel camminamento a ridosso delle merlature tutte le vegetazioni, le malte deteriorate, e abbiamo messo una solo malta, non ci abbiamo messo diciamo dei materiali particolari, non abbiamo fatto paura, anche perché nel momento che con questo nuovo progetto che andiamo a intervenire da queste parti, a togliere la malta facciamo presto e interveniamo in maniera definitiva